E che fai? Chiuso in casa dalla mattina alla sera, nel primo lockdown, si scrive musica, si suona, si studia, quindi sono venuti fuori un po' di pezzi interessanti. Il Boom Collective, il progetto tutto made in Puglia di Gaetano Partipillo, ne mette a segno un'altra ed è pronto a calcare i palchi con il suo nuovo prodotto discografico uscito per A One Record. Si chiama Live and Meet, parole anglofone per il concetto tutto barese del Togli e Metti, il nuovo album del jazzista barese promosso con il sostegno di Puglia Sounds, che nasce dall'esigenza di un incontro virtuale in un abbraccio quasi telepatico e dal desiderio di realizzare un momento di condivisione artistica tra musicisti confinati nelle proprie abitazioni durante il lockdown. Si tratta di un'opera cangiante e sfaccettata in cui ogni brano fa storia a sé, ma di cui Puglia, che non a caso apre l'album, meglio ne riassume i sentimenti e il concept artistico e compositivo. Solo che c'era l'impossibilità di potersi vedere per registrarli, per provarli. Quindi ho immaginato un incontro virtuale a distanza con ognuno che registrava la propria parte da casa, chi a New York, chi a Roma, chi in Sicilia, chi a Bari, io a casa. E poi c'è stata la fase di montaggio, no? Questo ovviamente sto streaming, facendo una roba streamingzita, in realtà è durato un annetto buono tutta questa fase. E poi c'è stato un po' questo live and meet, questo togli e metti, ma anche questo incontro e questa, se vogliamo, una costruzione di un oggetto sonoro che prende vita con varie sperimentazioni. Non è proprio jazz, ecco, per me jazz è una roba leggermente diversa, è un album più elettronico, R&B, rhythm and blues, soul, respira sonorità molto più contemporanee. Più che il jazz vero e proprio come siamo abituati ad intenderlo noi musicisti di jazz.